Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po' la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna. Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica? Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te. Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica. Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei. Buon appetito e spero ti piaccia. La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena. Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte. L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito. Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia. Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe. Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo. Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?» «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente, ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.» La cicogna si aspettava questa risposta. «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare. Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola. Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea. Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo. Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali. C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero. Ma che bella giornata! La 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 la! Il violino fa zin zin zin! Le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene! Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi. A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle. Ma come lavorano? Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi. Ti stai trasferendo da qualche parte? No. Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo. No. Beh, allora si può sapere cosa stai facendo? Stiamo portando il cibo nella nostra tana. Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati. Stiamo facendo le scorte per l'inverno. Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio. Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo? Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti. Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno? Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi? La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena? Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili. Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme. Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi. La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada. Mi pare proprio uno sforzo inutile. La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino. Ma che bella giornata, la 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 la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La 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 la. Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo. La 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 la. Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio! Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò. Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta. Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti, la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate. Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice. In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare. Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto. Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò. C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore! Chi è? Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste. Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare. La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese. Che cosa succede? Chi chiede aiuto? Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto. Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica. Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace. Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione. La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche.
e si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé. Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro. Posso chiederti un favore? Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi. Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali. Heh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